cosa c'entra il rimpatrio con l'accoglienza dei richiedenti asilo? Non si sa, no? Sarebbe come dire che, non so, scusi il paragone un po' beffardo, cioè, come dire che devo ampliare l'obitorio di un ospedale, ma il pronto soccorso è il mio problema e il pronto soccorso rimane come prima. Non ha assolutamente senso la costituzione di un CPR per ogni regione italiana, non risolve il problema di garantire un'accoglienza e nemmeno di agevolare i trasferimenti di migranti in diverse aree del paese. Il presidente di ICS, Gianfranco Schiavone, analizza poi gli ultimi dati ricevuti e trasmessi alla prefettura sull'evolversi della situazione di Trieste in merito a tutti coloro i quali sono costretti a vivere in strada. Siamo a una situazione leggermente migliore, chiaramente, di quella che è stata la fine di agosto, dove eravamo arrivati, come noto, a 500 persone abbandonate in strada. Oggi siamo a 285 persone, almeno 285 persone abbandonate in strada, date di oggi che ho trasmesso alla prefettura. Quindi, come si può vedere, c'è un miglioramento dovuto alla grande attenzione che questo fenomeno ha avuto, però due considerazioni, una molto amara: bisogna arrivare alla celebrità mediatica per riuscire a migliorare le cose, non dovrebbe essere così. Due, la situazione non è affatto buona. Chi comincia a dire che siamo in via di soluzione dice una cosa non vera. È incredibile che ci siano ancora quasi 300 persone, per l'appunto, abbandonate, insomma, in strada. Siamo molto lontani da una soluzione, perché la soluzione può essere raggiunta solo con quel piano sistematico di trasferimenti, anche piccoli ma quotidiani, che da sempre invochiamo e che ancora non è stato fatto. Infine un commento sulla situazione del Silos, dopo che Tele4 è entrata con le telecamere della struttura per ascoltare le voci dei migranti che hanno raccontato le violenze subite durante il viaggio attraverso la rotta balcanica. Certo, perché sembra che dimentichiamo che le persone vengono dalla rotta balcanica. La rotta balcanica vuol dire violenza, vuol dire respingimenti illegali, vuol dire prevaricazioni. E tutto questo si vede al confine tra la Croazia e la Bosnia, al confine tra la Bulgaria e la Turchia, al confine fra la Grecia e la Macedonia del Nord, al confine fra l'Ungheria e la Serbia. Insomma, l'area balcanica è un'immensa area di efferate violenze nei confronti delle persone.